Ciao a tutti, questo è In Viaggio col Tubo, bentornati. Siamo vicino ad Alice Springs, precisamente nel McDonald National Park. West McDonald. Per vedere un po' di cosine che ci sono qua in giro, si può visitare più o meno tutto il parco in giornata. Sì. Se lo fate in macchina. Ma c'è anche un'alternativa fantastica, farlo tutto a piedi. Infatti qua da Alice Springs si parte bla 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 e si arriva a quel monte lassù. Mount Sonder. E sono solo 223 chilometri, quindi se ve la sentite, beati voi. Noi faremo solo alcune tappe, qui siamo alla prima che abbiamo scelto di fare perché è la più vicina all'area dove dormiremo. Si chiama Serpentine Gorge. E andiamo. Pieno di mosche, però andiamo. Diamo qualche informazione di servizio perché per arrivare qui, allora, la strada d'Alice Springs è tutta asfaltata. Il problema è che per accedere alle singole aree, ad esempio questa, c'è un pezzo di strada sterrata che non è proprio bella, anzi è piena di sassi in mezzo alla strada. Però se si va pianino ce la si fa. Sì, anche perché non è molto lunga dalla strada asfaltata. La camminata è lunga 1 chilometro e qualcosa, e rotti. Sì, ma sono andata, quindi 2 chilometri andata e ritorno. Sì. State attenti a non prendere la strada sbagliata perché qua si... come si dice, si prosegue sulla strada quella lunga che vi avevo detto prima, sì. la Rapinta Trail. Molto probabilmente si sale su sulla montagna attraversandola. Sì. Comunque lì si vedrà la nostra meta, la Serpentine Gorge. È molto piccolo comunque lo specchio d'acqua, piccolo e marroncino. Qui non si può fare il bagno, a parte che l'acqua non è comunque molto invitante, ma nei posti dove andiamo domani si potrà fare, sempre se ci sarà acqua e se sarà abbastanza pulita e non così fangosa. E farà abbastanza caldo soprattutto. Beh, sì, sì, perché non ve l'abbiamo detto, ma siamo nel deserto, è il dry e ha già piovuto. Ebbene, ha piovuto. Andiamo a dormire allora. Allora, siamo arrivati al, si chiama Serpentine Chalet Bush Camping Area. E volevo farvi vedere il tramonto sulle montagne. Guardate che bello là. Tutto rossiccio. Questo è il posto dove dormiremo. Non useremo il fuoco, però... Come ci aspettavamo non c'è nessuno, cioè in realtà non abbiamo controllato tutti i siti dove si può stare, nel senso... Sì, ne abbiamo passato uno, non c'era nessuno, questo qua è il secondo. Non abbiamo voglia di andare più avanti perché il sole è già tramontato, tra l'altro guardate che belle le nuvole. E quindi si sta facendo buio, adesso ci facciamo un bel brodino caldo e poi si dorme. Alle 5 di pomeriggio? 6, no, che ore sono? 6 e mezza, cavolo è tardi. E quindi ci vediamo domani mattina. Dormite bene. Day 2. Ora. Vai. Allora, eccoci qui, buongiorno a tutti. Siamo arrivati alle Ochre Pits nel frattempo che abbiamo dormito. Ci siamo proprio spostati mentre come i delfini, no? Che dormono con metà cervello per poter respirare. Noi facciamo uguale. Con l'altra metà guidiamo però. Esatto. E siamo alle Ochre Pits. Cosa sono? Andiamo a vederle. Ah, direttamente. Camminata di 300 metri, quindi. Sì. Ah, e qui, per arrivare qui, la strada è asfaltata, quindi... Sì, easy. Potete farlo senza problemi. Vediamo un po' cosa sono queste pits. Quelle sono le Ochre Pits, che esatto. Sono tipo delle colline di ocra. Ocra. C'è scritto ovviamente di non scavare, di non rimuovere l'ocra. Andiamo... Perché è un parco nazionale, insomma. Circa 700 milioni di anni fa hanno cominciato a depositarsi orizzontalmente strati di sabbia, sassi, minerali e ocra. Poi circa 300 milioni di anni fa ci sono stati dei movimenti della crosta terrestre e qui si sono formate delle montagne che a quanto pare erano alte come adesso è alta l'Himalaya, che poi ovviamente col passare dei secoli, dei millenni, sono state erose da vento e acqua. Questo sito è importante qui in Australia per via degli aborigeni che venivano qui a prendere l'ocra che usavano per dipingersi il corpo per le cerimonie. Fatto sta che boh, è una storia, nel senso, la formazione delle rocce, guardate come fanno a scala, diciamo, che altro.
Basta. Niente. Continueremo nel West McDonnell National Park, in altri due posti, come vi abbiamo detto poco fa. Sicuramente uno, l'altro la strada è serrata per arrivarci, vedremo se riusciremo a farla. 20 minutes later. Siamo alla Ormiston Gorge, dunque questo qua è il punto più lontano dove che raggiungeremo in questo National Park, è a 120-130 km da Alice Springs, un'ora e mezza di macchina. Ed è anche il punto più famoso, esatto, diciamo, del parco. Qui infatti c'è questa gola che adesso andremo a vedere. Sì, diciamo dal parcheggio sono 5 minuti. 5 minuti, volendo c'è una camminata che gira tutto intorno alla zona, ma dura 4 ore. E noi siamo molto pigri oggi. Sì, oggi è domenica, capiteci. Allora, la camminata è molto più breve di 5 minuti, ce ne abbiamo messi tipo 2 e mezzo. E siamo già arrivati in realtà. Adesso vi facciamo vedere l'arrivo. Adesso andremo anche un po' giù, c'è tutta quella bella spiaggetta. Sì, ci mettiamo là. Opla. Io ho appena deciso niente bagno. C'è i pesci. Ci vedono i pesci? Ah, c'è l'acqua che è ghiacciata, ma proprio ghiacciata. Ecco, questo bisogna dirlo. Una delle cose più fighe di questo parco, secondo la guida, è fare il bagno in queste gole, che non sono molto attraenti comunque. Poi però vi avvertono nella frase successiva: attenzione, però l'acqua è molto fredda, quindi si rischia l'ipotermia anche in piena estate. Ipotermia. Noi siamo in inverno, ci sono più o meno 30 gradi, però siamo comunque in inverno, quindi valuteremo se fare il bagno o semplicemente se stare qui a prendere il sole. Che bella che è questa, comunque più bella di quella di ieri. No, sto posto strabello. Proprio, proprio figo. Bello, cavolo. Eccoci qui, siamo arrivati dopo pranzo all'Ellery Creek e praticamente stiamo camminando. Dietro di noi lì c'è l'incomincio e poco più avanti già si arriva alla gola. Si arriva subito, è molto molto vicino. Questo dovrebbe essere particolarmente bello, adesso vedremo perché. A parte il fatto che quando ci sono le ragazze che stanno la maglietta è tutto molto più bello. Però insomma, al suo fascino, ecco. Allora, vi salutiamo qui. Non ce la si fa. Allora, è gelata l'acqua. Vi salutiamo qui. L'acqua è veramente freddissima, è la più fredda nella quale abbiamo mai fatto il bagno. Dopo un po' non senti più nulla. Cioè, nuoti perché sai come muovere le braccia, ma non le senti. Ma non le senti, è assurdo, vabbè. Comunque è molto bello qui. Siamo all'interno della gola e strabello. Una figata.
Martina non esce perché lì è veramente scivoloso. Sì, ho paura di cadere e sfracellarmi. Esatto. Quindi grazie per aver guardato questo video. Oddio, comincio a tremare. Adesso devo tornare indietro con il problema. Grazie ancora per... non riesco a parlare. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Adesso dobbiamo tornare indietro velocissimo prima che sveniamo dal freddo. Ok, ciao. Ciao.